Deacon, il costume che ho preso dal cadavere di un vampiro ti sta proprio bene. Questa è Curie, come l'abbiamo sempre vista nella serie originale. L'armatura del Railroad, d'altronde, ha il suo fascino. Questa è Curie futuristica, con un'armatura davvero spaziale. Grazie di esserti girata. E infine questa è Curie con un vestito più casual. Devo dire che questo stile casual ti dona moltissimo, Curie. Voi quale dite? Qual è quello più adatto a lei? Ma con chi sto parlando poi io? È come se avessi chiesto questa domanda a qualcuno che mi stava guardando. Anche io mi merito un vestito nuovo, però. Sì, me lo merito proprio un vestito nuovo. Qualcuno direbbe che questo è uno stile molto 2077. E io ti rispondo, sti cazzi. Voglio dire, tutte le donne meritano di sentirsi belle ogni tanto. Ecco a te, bel vestito. Per adesso, la caccia è interrotta. Se mai dovessero ritornare i vampiri, ci rivedremo. Quel cappello è così sbagliato, è così piccolo, santo cielo. Carino questo. Questi jeans sono molto carini. Questo è un po' troppo vistoso. Questo, se non avesse la giacca, sarebbe perfetto. Stesso discorso. Magari dovrei puntare a un vestito diverso. Nah, è ancora presto per questo. Ma perché tutti questi vestiti hanno la giacca? Non la voglio. Guarda, tutti ce le hanno. Non ce n'è uno senza la giacca. Ecco, per esempio, questo non ha la giacca, ma è orribile. Beh, questo almeno non ha la giacca, visto? Però queste calze qui, madonna mia. Ok, credo di aver deciso quali vestiti portarmi. E per dare il mio tocco personale a tutto ciò, bentornata in squadra, giacca di Johnny Silverhand. Ora sì che mi sento completo. Quasi quasi cambio anche taglio di capelli. Ma il barbiere è ancora chiuso. Oh, eccolo qua il barbiere. Il lavoro più onesto. Vorrei tagliarmi i capelli. Certo. Certo. Una bella acconciatura per i nostri capelli. Ci metterò una vita a scegliere un taglio decente. Questo taglio mi sembra di averlo già visto da qualche parte. Questo taglio non mi dispiace. Alla fine ho scelto il mio taglio di capelli. Le tue mani da ghoul ci sanno ancora fare. E comunque sì, perché se lo fosse chiesto, questo è il mio colore naturale. Forse addirittura con questo taglio potrei mettermi un cappello. Nah. Non posso. Bene, dopo tanto girovagare, è il momento di tornare da Virgil. Deacon, ti devo chiedere di rimanere un attimo qua. Ci vediamo la prossima volta. Tu invece, Curie, vieni con me. Curie, ho portato sia te che Nick perché voi due siete gli unici che possono resistere in questo ambiente senza problemi. Io invece no, è meglio che entro dentro la caverna. Oltretutto, voi due siete sintetici, ma oltre a questo, Virgil è uno scienziato, Curie. Potresti parlarci un po' tu. Ehi, Virgil! Da quanto tempo? Ho trovato il codice! Non ero sicuro che ti avrei rivisto. Hai trovato quello che cercavi? Hai voglia! Ho il codice! Ho il codice. La cosa non mi sorprende. Hai eliminato Kellogg, dopo tutto. Il passo successivo è abbattere un predatore. Beh, come hai avrei fatto potuto fare anche l'incontrario. Ho un po' di amici nel Commonwealth. Ho un po' di amici nel Commonwealth. Meglio tu che io. Con una faccia così non mi farò certo molti amici. Beh, anch'io, se riuscirò a trovare il tuo siero, magari. Ho fatto del mio meglio, tra ricordi e cose sentite nel corso degli anni. Ti ho preparato dei progetti. Non è stato facile. Queste mani sono ridicole. La motoria di precisione è andata. Lo immagino. Una spiegazione semplice. Devi costruire un congegno che capti il segnale che l'istituto utilizza per teletrasportare i predatori e usarlo su di te. Sai qual è l'aspetto più folle del progetto? Quella stazione di musica classica è il segnale portante del trasmettitore. Ah, davvero? Tutti usano una stazione radio? Tutti nelle frequenze armoniche. Li hai sempre sentiti. Magnifico! È chiaro che questo non è il mio campo. Ero in bioscienze, non in ingegneria o sistemi avanzati. Vabbè, ma sei comunque un genio, eh? Bioscienze? Sistemi avanzati? Divisioni dell'istituto. Gruppi specializzati che lavorano su vari progetti. Poi capirai. Una volta che c'entrerò. Se riuscirai a costruire questo dispositivo e usare il codice, dovresti riuscire a intercettare il segnale dell'istituto. Puoi farlo? Voglio dire, puoi costruirlo? C'è qualcuno che ti aiuta? Hai voglia, ti ho detto che ho degli amici, per io. Una sola persona, persino per te.
Ti ho mai dato motivo di dubitare di me? Ti ho forse dato motivo di dubitare di me? No, ma capisci quant'è importante per il bene di entrambi. Assolutamente, non Virgil. Non dimenticare il nostro accordo. Ti ho aiutato come ho potuto. Se riesci a entrare, cerca quel siero. È assolutamente. La mia speranza di essere normale. Quindi trovalo. Ora va. Prendi questi e mettiti al lavoro. Fa ciò che devi. Chiama in aiuto chiunque ti serva. Va benissimo, Virgil. Detto ciò, torniamo a Sanctuary. Abbiamo varie scelte. Possiamo chiedere ai Railroad, ai Minutemen e alla Confraternita. Certo, i Railroad stanno cercando di salvare i sintetici, mentre i Minutemen la gente. Ma è innegabile che sia la Confraternita quella più avanzata tecnologicamente. Chiedere l'aiuto di questi due potrebbe risultare un errore. Il macchinario potrebbe non essere efficiente. Credo che farò la scelta più sicura dal punto di vista della mia salute. E voi due, siccome siete sintetici, mi dispiace ovviamente, ma la Confraternita non vi vede di buon occhio. Mentre tu, Dance, vieni con me. Pronti a continuare la missione, soldato? Sì, dobbiamo tornare al Pridwen. Forza, bell'uomo. È da un po' che non venivamo qua sul Pridwen. Anziano Maxon, è da un po' che non ci vedevamo. Avrai sicuramente capito che il nostro arrivo nel Commonwealth non è stato casuale. Ma va? Siamo chi l'avrebbe detto? La squadra di ricognizione del Paladino Dance ha rilevato una strana traccia energetica. E questo lo sappiamo. Secondo i nostri scribi, indicherebbe un livello di tecnologia raggiungibile soltanto dall'istituto. Che è ovvio. Appena ottenuta questa informazione, la nostra missione è divenuta distruggerli. L'istituto. E chiunque sia responsabile della creazione dei sintetici deve essere eliminato a ogni costo. Per riuscire in questo obiettivo dobbiamo localizzare il quartier generale dell'istituto. Ho inviato i nostri scribi a setacciare meticolosamente il Commonwealth, ma non hanno trovato niente. Era ovvio che non avreste trovato niente. L'unica logica è che sia nascosto sottoterra. Ed è qui che ci serve il tuo aiuto. Forse ho il modo di entrare nell'istituto. Forse c'è un modo per entrare nell'istituto. Sono convinto che tu non mi stia dicendo proprio tutto. Ma dopo quello che hai fatto, sono disposto a fidarmi. Bravo, della tua parola. Non chiedermi ora, il motivo. Fammi il favore di soddisfare la mia curiosità. Dimmi perché ti preme così tanto entrare nell'istituto. Ho le mie motivazioni. Credo che abbiano rapito mio figlio. Credo che abbiano rapito mio figlio. L'istituto sfrutta i deboli per soddisfare i propri figli. Insieme gliela faremo pagare per i loro crimini. Grazie, Maxon. Vado a parlare con il censore Ingram. Vai subito all'aeroporto e mettiti al lavoro sul tuo progetto. Va bene, ti ringrazio. Grazie di non avermi chiesto oltre. Già che ci sono, ecco dei documenti tecnici. Ho documenti tecnici per te. Molto interessante. Ah già, la mia bella armatura atomica. Forse dovrei spostarla da qui. Ecco fatto. Certo, questa armatura sarà un mezzo rottame, ma apprezzo il regalo. Sei un modello per tutti noi, cavaliere. Prendici fieri. Oh, ti ringrazio. Tu sei sempre simpatico con me. E comunque, con o senza armatura atomica, io questo salto lo posso fare benissimo. Ingram, eccoti, ti stavo cercando. Gli interventi di manutenzione continua ad allungarsi. Lo so, c'hai ragione, però io c'ho un progetto interessante. L'anziano Maxon ha detto che mi avresti dato una mano a creare l'intercettatore di segnale. Quindi, a quanto pare, ora sei tu a dare gli ordini qui, eh? È sempre stato così, Ingram. Che cosa fa il tuo dispositivo miracoloso? L'istituto usa un teletrasporto e io ho il progetto. L'istituto usa il teletrasporto per entrare e uscire. Questo dispositivo può intercettare il segnale e inviare me. Teletrasporto? Trasmissioni molecolari tramite... Ma quelli sono disegni per bambini, ma scusami. Ok, devo ammettere che è geniale. Lo so. Questo spiega perché abbiamo rilevato tracce energetiche anomale in tutto il Commonwealth. Perché si teletrasportano. E anche come fanno i loro soldati di latta a uscire dalle cazzo di mura. E questo splendore ti permette di intercettare un segnale di ritorno. Invece di prendere il bersaglio previsto, prenderà te. Notevole. Sì, puoi costruirlo però. Sembra davvero notevole, ma puoi costruirlo. Se riesco a tenere in aria questo mucchio di rottami, posso fare miracoli. Da. Non è facile. Vabbè, allora, tutti i dettagli. Ma credo che potresti iniziare costruendo una piattaforma riflettente stabilizzata. Ok. Ci vorrà un carico di materiali di qualità, ma sono certa che ce ne sono parecchi qui all'aeroporto. Sono sicuro anche io. Eccoci qua a un'officina che non userò quasi mai. Ricicliamo tutte le cose inutili. Ecco fatto, tutto ripulito. Piattaforma riflettente. Ok, abbiamo tutto quello che ci serve. Direi di metterla
qui. Parliamo di nuovo con Ingram. Hai già costruito la piattaforma? Sì, già fatto. Ora posso costruire il resto. Bene, andiamo avanti. Ecco la lista di quello che ci serve. Ora, so che alcuni nomi potrebbero sembrarti assurdi, perciò sono qui se hai qualche domanda. Va bene, costruisci la console, la parabola e l'emettitore di raggio. Mi metto subito al lavoro. D'accordo, Ingram. Mi metto subito al lavoro. Vorrei avere anch'io la tua sicurezza. Ah, tranquilla, pochi ce l'hanno. Una cosa. È importante che tutte le componenti siano collegate, quindi i pezzi devono essere su un'unica rete elettrica, altrimenti non funzionerà. Ovviamente. Se hai bisogno di aiuto, sono in officina, a barcamenarmi tra calcoli e calibrazioni varie. Ti augurerei buona fortuna, cavaliere, ma ne avremo bisogno entrambi. Ah, vai tranquilla, io non ho bisogno della fortuna. Ce l'ho già al 18. Dance, torniamo un attimo a Sanctuary. Mettiamo giù l'armatura inutile. Ora raduniamo tutti quanti i miei i miei abitanti e cerchiamo qualcuno che non sta facendo niente. Ah, sembra che tutti qui abbiano un lavoro. Proviamo a vedere al castello se qualcuno è libero allora. I Minutemen mi ricordano la confraternita quando era guidata dall'anziano Lyons. Disorganizzati e fin troppo indulgenti con se stessi. Ah beh, se lo dici tu. Ehi, qualcuno è libero qui? Tu non hai nulla da fare, vero? Allora ti sposto all'aeroporto. E ora... fai il rifornitore. Vai, mi fido di te. Ah, tra l'altro, Dance, ora facciamo un salto. Perché Curie è tornata al Vault quando l'avevo detto di tornare a Sanctuary? Ah, dannazione, Curie. Ti stavo dicendo, Dance, andiamo un attimo a fare un giro a Diamond City. Devo vedere una cosa. Arturo, hai qualcosa di buono per me? Fuoco. Oppure ti interessa qualcosa di più ravvicinato? Il ragazzone. Il proiettile lascia dietro di sé radiazioni e fuoco. Interessante. E la vecchia fede. Il primo colpo sparato è sicuro che uccide il nemico. Questo effetto può essere usato ogni 24 ore. Beh, che dire. Prendiamoli entrambi. Però stavo cercando qualcosa, non so, di più... Oh, Arturo. Arturo, che cos'hai qua? Il Man Opener. Ignora la resistenza ai danni. Beh, Arturo, tu sì che sai che cosa vuole una donna. E sai anche che ti dico? Ti compro anche un'altra criolancia, così, per farti contento. Mossberg, Ultracite e Stock, eh? Sembra un pezzo unico. Prendiamo tutto quanto. Arturo, tu sei un bravo uomo. Ora abbiamo tutto ciò che ci serve. Possiamo tornare all'aeroporto. Maxon, che ci fai qua? Ah, ciao Ingram, sei venuta anche tu a guardare? Allora, prima di tutto, mettiamo le cose essenziali. Uno... e due. Vediamo intanto se possiamo modificare le nuove armi. Ad esempio il Man Opener. Possiamo colorarlo. E possiamo upgradarlo. Interessante. Glowing Blood Pack per farlo radioattivo. Interessante ma anche no. Riscaldato. Elettrificato. Oppure con la sega circolare. Elettrificato. Riscaldato. O Buzz. Va bene, facciamo l'elettrificato. Mentre per la vecchia fede aumentiamogli i danni, cambiamogli l'impugnatura, aumentiamo la portata e la precisione e posso anche mettergli un modificatore leggendario oltre a quello che ha già. Ma non ora. Mentre il ragazzone possiamo solo mettergli roba leggendaria. Va bene, Dance, torniamo a noi. Mettiamo una fonte di energia, mettiamo l'emettitore di raggio, se quei due cretini si levassero però magari. Ecco fa. Ed infine la console di comando. Colleghiamo tutto all'elettricità. Ecco fatto. E ora dovrebbe funzionare. Ups, manca la parabola. Eccola qua. Mettiamola qui. E ora dovrebbe funzionare. Maxon, ecco fatto. Ottimo lavoro, cavaliere. L'intercettatore di segnale è completato. Te la senti di provarlo? Assolutamente. Quando vuoi. La tua sicurezza è d'esempio per tutti noi. Detto questo... è la prima volta che abbiamo cercato di adattare direttamente la tecnologia dell'istituto. Beh, non sappiamo ciò. Le Railroad già l'avevano fatto. Se tutto va secondo i piani, ti ritroverai all'interno dell'istituto e potrai proseguire la missione. Ora che sono vicino alle risposte, nulla mi può fermare. Niente può fermarmi ora che sono a un passo dal trovare le risposte che cerco. Vedi l'ora di entrare, eh? Assolutamente. Beh, ascoltami attentamente. Una volta dentro l'istituto, perderemo ogni contatto con te. Dunque è fondamentale che ti ricordi tutto ciò che sto per dirti. Dimmi. Circa 10 anni fa, la confraternita ha iniziato a reclutare scienziati tra i civili della zona contaminata della capitale per lavorare a vari progetti. Questo ci ha permesso di ottenere l'aiuto della dottoressa Madison Lee,
un'esperta di ingegneria nucleare. Certo, interessante. Un ingegnere nucleare, interessante. È fondamentale poter contare su risorse utili in tempo di guerra. Il contributo della dottoressa Lee alla nostra causa si è rivelato determinante per mantenere l'ordine nella zona contaminata della capitale. Qualcuno lo pensa ormai. Ha manifestato delle divergenze con la confraternita e si è ritirata nel Commonwealth. Siamo praticamente certi che il suo obiettivo era entrare in contatto con l'istituto. Quindi devo obbligarla a tornare qui? Che genere di divergenze? Anche se collaborava con la confraternita d'acciaio, non era ufficialmente uno scriba. Certo. Dopo che la zona contaminata della capitale era stata messa al sicuro, si era opposta al mantenimento di una forza militare della confraternita sul posto. Beh, effettivamente non aveva tutti i torti. Saremmo andati via. Ti sbagliava. La tua missione è semplice. Una volta dentro l'istituto, voglio che scopri dove si nasconde la dottoressa Lee. Se dovesse essere ancora viva, mettiti in contatto con lei e convincila a tornare alla confraternita d'acciaio. Va bene, ci penserò. Al quale stiamo lavorando che richiede la sua attenzione. Voglio più dettagli però. Di che si tratta? In passato la dottoressa Lee ha lavorato a una potente arma per la confraternita d'acciaio. Vorremmo che riprendesse da dove ha lasciato. Una potente arma, eh? Ascoltami bene, cavaliere. So che stai mettendo a rischio la tua vita entrando nell'istituto alla cieca. Non solo la mia, anche quelli di chi mi conosce. Non lasciarti distrarre da ciò che potrebbero dirti. Buona fortuna. Ad Victoria, manca a voi. Dance, se questa dovesse essere l'ultima volta che ci vediamo, fai attenzione e stammi bene. In ogni caso, non seguirmi. Questo congegno di teletrasporto che stai costruendo è un'opera di grande ingegneria. Lo so, sono intelligente. Che l'istituto sfrutti questa tecnologia per i propri perfidi scopi. Beh, ma l'hanno creato loro, d'altronde. Ingram, è tutto pronto? Ho controllato e ricontrollato tutto. Credo che l'intercettatore di segnale sia pronto. E tu? Assolutamente. Procediamo. Bene. Sali sulla piattaforma, così vediamo se riesco a trovare un segnale da agganciare. Vai, mi fido di voi, eh? Hai ricevuto il tuo incarico, soldato. Ora va. Sì, signore. Vediamo. Il segnale è inserito. L'emettitore di raggio avviato. Ciao, Dance. Sembra tutto pronto. Iniziamo a cercare il segnale. Incrocia le dita. Inserisco il codice. Ehi, siete sicuri che questo coso sia sicuro? E segnali morti. Ci vorranno un paio di minuti per agganciarci. Vabbè. La parentesi, questo tuo viaggetto è un'occasione davvero unica di scoprire il più possibile sull'istituto e sui loro obiettivi. Ho inserito un programma su questo olonastro che esaminerà la loro rete e scaricherà tutto quello che trova. Perfetto. Dovrai soltanto piazzarlo in un loro terminale. Lui farà il resto. Poi riportamelo, così vedrò se riesco a decifrare qualcosa di quello sperando che registra. Sperando che loro non lo sgamino. Bene, bene. Sembra che abbiamo fatto centro. Aggancio dell'onda radio completato. Forza, alzo Ingram. L'emettitore. 60%. 80%. L'emettitore è al massimo, ma stabile. Non resta che attivare la trasmissione. Trasmissione in 3, se le succede 2, qualcosa. 1. Addio. Buona fortuna, soldato.